La Val Trancea è nota per oggi per i più, più come parco naturale che non per le vicissitudini che ha vissuto nel passato. Ma oltre a Camosce, Stambecchi e tutti i boschi che accolgono le nostre visite, c'è una lunga storia. È uno degli episodi più noti, ma che sono divenuti all'ordine del giorno un pochettino più recentemente, è proprio la storia delle miniere del Bette e soprattutto uno degli elementi che ne determinò la chiusura, vale a dire la tragedia del 19 aprile del 1904, giorno in cui una enorme valanga, anzi una serie di valanghe, investirono 81 minatori. La riscoperta di questa pagina di storia è relativamente recente, o quantomeno l'averla portata alla luce del giorno e alla conoscenza delle persone, dei visitatori del parco. E dipende soprattutto dal fatto che quando iniziamo a gestire l'ente parco, iniziamo a scoprire tutta una serie di strutture che, le cui funzioni non ci erano così note. E quindi cominciamo a cercare dei documenti e a indagare puntualmente sul territorio quali fossero le funzioni, come fossero strutturate tutte queste strutture, questi resti di funicolari, i resti della fonderia, i forni di San Martino, le varie gallerie che si aprivano nei dintorni del Colle del Bette e tutte quelle piccole infrastrutture, edifici, piccole prospezioni che via via trovavamo. E quindi abbiamo anche iniziato a fare dei lavori di archivio, ad esempio la visita agli uffici del Genio delle Miniere di Torino, dalle quali emersero disegni di strutture, quindi tutti elementi di carattere ingegneristico, i disegni delle gallerie, i bollettini minerari annuali che illustravano l'avanzamento dei lavori. E di pari passo le nostre visite a quel punto nelle miniere ci davano più elementi e oltre all'evento, all'aspetto della scoperta, anche un po' dell'avventura, confessiamolo, e magari la scoperta di cose meravigliose e anche effimere. Ricordo con immensa meraviglia una magnifica parte della miniera che era completamente piena di cristalli di ghiaccio che risplendevano sotto le nostre lampade in modo come dei diamanti appena riscoperti. E anche alle volte pericolosi perché ci si inoltrava in cunicoli molto stretti con infrastrutture ormai fatiscenti e talvolta passando anche in pertugi di poche decine di centimetri di altezza per scoprire e inoltrarci se vi è più all'interno delle gallerie. Ecco, tutto questo poi ha portato alla divulgazione, a realizzare delle edicole illustrative. Ricordo con piacere anche una mostra che avevamo realizzato nella sede del municipio di Pregelato. Più recentemente poi i lavori sono andati avanti con la realizzazione di un libro, di un bel film, e quindi ormai non c'è più stato scoperto internet, quindi anche i mezzi tecnologici di conoscenza si sono evoluti fortemente. Resta anche un elemento che spesso non è noto ai più, o quantomeno non è percepito così immediatamente, e che ci deve dare la dimensione anche della modernità di questo tragico evento. È stata una tragedia del lavoro, un incidente enorme sul lavoro. E questo non lo dobbiamo mai dimenticare, perché parliamo di 118 anni or sono, di 81 vittime, e oggi nell'Italia del 2022
ahimè, ancora ogni giorno abbiamo degli incidenti sul lavoro e questo è un elemento di immensa tristezza e che ci dovrebbe spingere a cercare di lavorare sempre di più per far sì che queste tragedie non si verifichino più.